Con due Tuareg percorriamo nel deserto la pista di Mopti e Gao verso Timbuktu. Molti pensano che questa città sia una leggenda, invece esiste davvero. È quasi nascosta tra le dune che hanno coperto le vecchie mura, dentro le quali per secoli si è svolto il più grande commercio di schiavi del continente. Le carovane erano obbligate a passare da questo crocevia del Sahara. La sabbia continua ad entrare nelle povere case delle tribù nomadi e seminomadi. Le vecchie moschee resistono al tempo, simbolo secolare di questa ex capitale islamica. Si dice che qui la sabbia entra dappertutto, anche nel pane e nei dolci, che le donne preparano nei forni di pietra riscaldati a legna. La temperatura a mezzogiorno è di 50 gradi. Nel vecchio mercato trovo un meccanico per la manutenzione del fuoristrada. Lo lascio vicino a vecchi ma preziosi pezzi di ricambio. In una scuola coranica alcuni bambini dipingono sul legno i versi sacri. Sono anche loro figli di servi e caste sottomesse. Poco lontano, i mullah controllano e pregano. Oggi la schiavitù tradizionale ha fatto posto a forme più sofisticate e lucrose, ma non meno violente e dolorose. A tarda sera sono ospite di un matrimonio Tuareg. Si danza tra migliaia di zanzare. Si celebra con il rito dei nomadi Tuareg, rito uguale a migliaia di anni fa. Lo sposo è un ricco mercante di sale, il prezioso minerale che ancora oggi si produce in una vicina miniera. È il suo secondo matrimonio. Gli ospiti, divisi per stato sociale e parentele, sfoggiano eleganza e gioielli d'oro, il meglio del lusso sahariano. Questo ricco mercante che se la ride ha 4 mogli e per ora 12 figli. Dice che lui ha ereditato una ventina di schiavi, ma non li tratta male, li considera domestici. Il meccanico che mi accompagna mi spiega che qui non esiste una classe media come in Occidente. Le classi sociali dei popoli delle dune, nel Mali, Mauritania e Niger, sono divise in caste. A quella più alta appartengono gli Amenokal, capi politici e coloro che posseggono armi. A loro bisogna versare una tassa annuale su ogni attività. Più in basso ci sono gli Imajagen, nobili e guerrieri, tradizionalmente preposti alla difesa del gruppo, organizzatori di razzie. Segue la casta dei vassalli o tributari, che gestiscono l'allevamento, il mercato del bestiame e le attività connesse. Come gli altri, posseggono schiavi e servi. Non tutti però vengono trattati male. Comunque, da sempre, i neri sono considerati inferiori e possono essere venduti in ogni momento. Gli Ineslemen sono religiosi. Si differenziano per essere conservatori delle tradizioni, letterati che conoscono il Corano, gestiscono le norme giuridiche, soprattutto quelle riguardanti circoncisioni, iniziazioni, matrimoni e funerali. Ultima casta che precede gli Aratin, gli schiavi, sono i mercanti al dettaglio. Gli Aratin sono divisi tra schiavi con padrone e quelli liberati, che non sanno dove andare e per scelta rimangono a lavorare presso le famiglie che li hanno acquistati. Alcune tribù trattano bene gli schiavi e li vestono decentemente per esibire più prestigio. È venerdì. Dopo la preghiera delle 5, Timbuktu mi riserva una sorpresa. Alla periferia, una fila di maliani cammina nella stessa direzione. Ecco il punto di incontro. Lo stadio di calcio di Timbuktu. Non l'avrei mai creduto. Una partita di calcio tra le dune a 50 gradi. Filmo qualche immagine, ma poco dopo un militare mi blocca. È una partita ufficiale contro l'oasi vicina. Non faccio storie, vado a ritirare il fuoristrada. Poi, gentilmente,
il meccanico Tuareg mi accompagna fino al cartello di Timbuktu. Dopo 10 chilometri al piccolo porto mi aspetta un grande battello. Faccio rifornimento di acqua potabile e compro un po' di canna da zucchero, frutta e verdura. Salgo, unico bianco a bordo, tra mercanti, schiavi e gente di tutti i tipi diretta chissà dove. Abbiamo viaggiato insieme per qualche giorno, lambendo le dune, con le giornate scandite da struggenti tramonti sahariani. Penso alle 1000 storie di schiavi che ho ascoltato sul battello e a quelle lette nei vecchi libri dell'antica biblioteca di Timbuktu, diventata patrimonio universale. Questa baracca si trova alla periferia di Nova Chot, capitale sahariana della Mauritania, la terra dei Mauri. Raccogliere testimonianze non è facile, nessuno parla con i reporter, chi lo fa rischia la galera. Dati sulla situazione li ho avuti attraverso l'ufficio di Ginevra delle Nazioni Unite sui diritti umani. Le numerose carestie hanno decimato la popolazione, che tuttavia è aumentata di 3 volte a causa della sanguinosa guerra tra Mauri e Neri, che ha forzato molte popolazioni sahariane a rifugiarsi lungo le coste sabbiose dell'Atlantico. Etnie diverse e rivali per la prima volta si stanno abituando a convivere. La Mauritania è nella lista nera della comunità internazionale per la violazione dei diritti umani. Solo nel 1980 ha firmato, ultima al mondo, la Convenzione internazionale contro la schiavitù. Le leggi che puniscono gli schiavisti ci sono, ma l'applicazione resta sulla carta. La nazione è difficilmente controllabile. Si continua a vivere secondo regole millenarie e il basso tasso di scolarizzazione complica lo sviluppo di culture moderne e modelli civili. Nel Golfo di Guinea, ancora oggi, migliaia di persone, soprattutto giovani disperati, in fuga da povertà, guerre e dittature, aspettano qualche nave o peschereccio per scappare. Vagano diventando facili prede delle mafie locali, del turismo sessuale, di mercanti schiavisti. Il mercato dei bambini è florido. I prezzi vanno dalle 50 alle 100.000 lire per ognuno. La polizia dice che sono in aumento i genitori poverissimi che danno il consenso alla vendita dei figli. I nuovi schiavi vengono rivenduti nei campi di lavoro, 10 o 20 volte il prezzo originale. I padroni cambiano loro il nome e li obbligano a pascolare il bestiame dei ricchi, raccogliere cotone, cacao, canna da zucchero, in cambio dei resti dei cibi dei loro banchetti e di qualche straccio per coprirsi. Capita che i doganieri ne intercettano qualcuno. Con difficoltà riescono a rintracciarne le famiglie e quando possono cercano di far capire ai genitori che i figli devono andare a scuola. Per concludere questo viaggio ho scelto la piccola isola di Gorée al largo del porto senegalese di Dakar, abbastanza nota anche ai turisti. Rappresenta una delle maggiori vergogne per l'umanità. La tratta degli schiavi aveva qui il più importante punto di raccolta. Milioni di neri venivano portati in catene e torturati. Sull'isola di Gorée, a futura memoria, sono conservate le caserme dove venivano rinchiusi in attesa di partire. Di qui le navi negriere partivano spinte dagli alisei e percorrevano le rotte da poco scoperte da Cristoforo Colombo. Altre navi dirigevano nei porti europei di Liverpool, Lisbona, Amsterdam e quello fluviale di Siviglia. I giovani più forti combattevano e venivano venduti a prezzo più alto. Quelli che tentavano le fughe disperate venivano bloccati con palle di ferro ai piedi. Catene e palle di ferro non ci sono più. Restano gli schiavi.